Chiara, tu sei circondata da grandi sportivi, perché tuo papà è un grande campione sportivo, anche il compagno di tua mamma, e so che hai un fidanzatino sportivo. Anche tu sei un'appassionata di sport? Sì, ma al momento non sono tutti i giorni in palestra o cose varie. Non sei così fanatica, no. Diciamo, però so che ti alleni col tuo papà. Sì, a Muay Thai. Ah, una disciplina particolare? Sì, dritta alla Thailandia arriva. Perché tuo papà è thailandese? Sì. E ti piace tanto questa disciplina? Abbastanza. Ho iniziato quando avevo 3 anni, però ho sempre fatto tira e molla. Senti, tu come sei caratterialmente? Che personalità hai? Allora, modesta, generosa, poi sono anche un po' bipolare. Bipolare? Cioè, che carattere hai? Sono abbastanza lunatica. E hai già le idee chiare per quanto riguarda il tuo futuro? Cosa vorrai ancora fare? Ancora no, perché sono alle medie. So che la scuola che frequenterò è un istituto tecnico. Ma c'è qualcosa che ti piacerebbe fare in particolare? Dopo la maturità magari trovare un lavoro che mi consenta di fare dei viaggi. Ah, che bello, andare anche all'estero. Sì. Bene. Il campione sportivo di cui parlava Roberta Ferrari con Sara. Grande regista Dennis Dannan, che è qui con noi, con compagno di Lisa, mamma della bella Sara. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno. 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 Allora, abbiamo visto Sara adesso nel servizio con Roberta Ferrari, ormai è grande, ha 14 anni, ma quando aveva 10 anni, quando ha saputo del vostro rapporto, come l'ha presa? Beh, quando l'ha saputo era con te, quindi... Ok, sì, io gli ho parlato, insomma, ho sempre cercato di trattarla come una bimba grande, quindi gli ho parlato in maniera molto tranquilla e niente, gli ho detto che non si doveva preoccupare, che gli avrei dimostrato con i fatti proprio che doveva stare solo tranquilla, che mamma e papà comunque come ruolo di genitori ci sarebbero sempre stati, quindi... Era tranquilla in quel senso lì. Poi ho conosciuto lui e... E si è innamorata. Sì. Giustamente. Dennis, tu sei tra l'altro l'allenatore del fidanzatino di Sara. Come... Cioè, questo complica un pochino le cose? Diciamo no? Che vi sarete accorti della bellezza di questa ragazzina e noi la sfruttiamo per arruolare i ragazzi, capito? Ah, se volete rivederla, venite al campo. No, in realtà sicuramente io ho più ruoli all'interno della società, quindi mi piace definirmi non tanto quanto allenatore ma come educatore, quindi cerco comunque ai ragazzi di dare veramente un'impronta assoluta di rispetto che si rispecchia poi in tutto quello che fanno, quindi soprattutto il fidanzatino di Sara ha gli occhi puntati addosso doppiamente. Perché tu hai istituito una scuola, no? Proprio di formazione, una scuola di rugby per queste ragazze, quindi le alleni quotidianamente, per cui sei sempre a contatto con i giovani. Ecco, anche il rapporto con loro, cioè c'è qualche errore praticamente da evitare proprio per conquistare la loro fiducia, perché non deve essere semplice. Sì, credo che la parte bella del nostro progetto è proprio quella di creare un ponte di collegamento tra la famiglia e il ragazzo, quindi il mio ruolo fondamentale è quello di saper fare l'allenatore e di saper fare anche l'amico, quindi è una questione di comunicazione, di rapporto che io instauro con il ragazzo di assoluta confidenza. Lisa, da quando Sara era piccola ci sono stati, pure no magari, dei momenti particolarmente difficili nel rapporto con lei, insomma? Beh, sicuramente quando poi comunque c'è una... Una paura di sbagliare, perché a volte le mamme succede, insomma non è facile. Nati imparati non se n'è nato nessuno. È il maniere più difficile del mondo. Quindi sicuramente sì, però penso che quando una persona si comporta come si sente, è difficile sbagliare, anche perché con Sara poi è abbastanza facile questo, perché è una bimba molto indipendente, molto matura, quindi ci parlo sempre molto, molto tranquillamente. L'hai sempre trattata da adulta. Sì. E allora sentiamo cosa racconta Sara a Roberta Ferrari nel servizio di Andrea Rispoli. Che ricordi hai della tua infanzia con i tuoi genitori? Allora, di papà che mi portava sempre al parco giochi.
E della mamma invece che mi portava nel suo ufficio quando uscivo dalle elementari. Dei ricordi diversi. Abbiamo visto a questo proposito la mamma in studio con Dennis, il suo compagno. E tu con chi è che riesci a confidarti maggiormente di tutti gli adulti con cui stranamente hai stranamente con Dennis. Che carattere ha lui? Anche lui è un po' lunatico come me. Per quanto riguarda la mamma, che carattere ha? È gentile, però non riesco ad aprirmi con lei. Come ero e come sono ora. E il tuo papà si è creato una nuova vita e ha due figli attualmente. E che effetto ti ha fatto? Ma all'inizio è un po' strano. Poi col passare del tempo si è migliorato e tutto andava bene. E tua mamma e Dennis sono degli animalisti convinti, anche vegani. Tu segui questa filosofia di vita? Sì e no. Io quando sono fuori con gli amici mangi normalmente di tutto, andate insieme nei fast food. Sì. Bene, sono curiosa di sapere cosa ci dicono loro in studio. Speriamo bene. Il tempo aspetterà e pioverà. Sara, allora, insomma, in una famiglia dove sono tutti vegetariani, Dennis, tu sei veramente uno sportivo un po' anomalo, atipico. Soprattutto nel mondo del rugby ancora non ci crede nessuno. Ancora non ci crede nessuno. Erano abituati a vedermi... Anzi, vegani. Vegani. Sì, sì. Cioè, anche i figli, i giovani, devono seguire, insomma, diciamo che è un percorso. Io per 30 anni ho mangiato di tutto e di più. E poi quello che è successo a me... da cui poi ne diviene la scelta è stata proprio per una questione etica, sai, con tutto quello che si vede anche su Facebook. C'è stato un momento in cui ho visto un video e per me è entrata dentro tutta questa sofferenza e ho cominciato questo percorso di informazione e di educazione verso me stesso, quindi una ricerca anche della consapevolezza, e ne ho fatto diventare il mio nuovo stile di vita, dove oggi mi trovo veramente un nuovo bene. Stile di vita, diciamo. Sì. Da 10 anni tu l'hai cambiato, continui ad allenare, insomma, i ragazzi, quindi fare l'allenatore di rugby, però le strade della vita nuova non mancano mai, perché ora ti stai dedicando molto al canto. Proprio nell'intervista prima a Sara di Roberta Ferrari abbiamo sentito anche una voce che abbiamo forse riconosciuto. Sentivo un uccellino. Un uccellino cantare, quella è la tua voce. Sì, sì, è una cosa. Sei bravissimo. Ti ringrazio, guarda, questo dimostra che tutti quanti se abbiamo delle passioni dobbiamo perseverare. Assolutamente. E crederci fino alla fine. Come è nata questa passione? Ma io credo che le passioni alla fine nascono con noi stessi proprio, quindi ho solo deciso di portarla avanti e di svilupparla. Ma ce l'avevi fin da piccolo? Oppure sono nato cantando, i vicini dicevano: questo bambino non piange, canta quando... Quindi... E invece Sara ama la musica. Che dice, insomma, di questa tua scelta? Come la commenta? Sono meno contente quando faccio i vocalizzi o canto in casa, perché la voce, essendo abbastanza importante, riesce veramente... Sì, si fa sentire. Si fa sentire, però. Ma ovviamente... La incuriosisce oppure rimane indifferente? Sì, sì, lei si diverte anche a imitarmi, perché Sara... Sa a memoria anche la bohème. Sa quasi a memoria la bohème, perché io ho studiato anche questo, quindi... Complimenti, Dennis, davvero. Ti ringrazio. E allora, vediamo se conoscete bene Sara con un piccolo test che solitamente rivolgiamo sempre a tutti, quindi non vi preoccupate. Allora, secondo voi, se Sara tra 4 anni potesse scegliere tra, avete 3 possibilità di scelta, prima andare a studiare in America dopo la maturità in un college prestigioso, oppure fare un viaggio avventuroso intorno al mondo, oppure incontrare il principe della sua vita, secondo voi cosa sceglierebbe? Allora, io escludo il principe perché lei è convinta ovviamente di averlo già trovato ora, quindi penso che... Ah, che bello! Allora, quello escluso. L'avventura non credo più di tanto, perché gli piace viaggiare, però forse in maniera avventurosa non l'ho mai sentita, cioè gli piace, però meno. Probabilmente studiare all'estero. Sì, a lei piace molto l'idea di andare fuori Italia a studiare così. Dennis, anche tu sei di questa idea? Sì, o no? È una bimba molto creativa, quindi anche intraprendente, e secondo me gli piace l'idea di girare il mondo anche per una questione di lavoro e incontrare di tanta gente diversa. Certo. Sì. E allora verifichiamo subito se la risposta è quella giusta. Hey, I just met you, and this is
cara Sara, è il momento della domanda test. Se tu dovessi scegliere quando avrai 18 anni, che avrai superato la maturità, tra andare all'estero in America in un prestigioso college a studiare o fare il giro del mondo in modo avventuroso, o l'ultima possibilità, trovare il principe azzurro, cosa sceglieresti? Ma sinceramente sono interessanti tutti e tre. Eh sì. Però quella che mi affascina di più è andare in college americano. Perché ti piace andare, sì, all'estero, l'avevi detto, che è uno dei tuoi sogni. Noi ci auguriamo che si avveri. Lo spero anch'io. E a quanto pare ci avete preso. Che figlia. Allora, io vi devo salutare, anche se rimarrei a chiacchierare con voi. Sì, ne approfitto per salutare anche tutti i miei ragazzi che oggi sono impegnati nei campi. Torni da loro? Torno da loro, esatto, se vi aspettano. Ci terrei a far vedere, insomma, la nostra divisa, il nostro progetto, un progetto importante e che, insomma, al quale teniamo veramente. Io vi saluto. Grazie. Invece mio fratello, mia mamma, il mio papà. Da filattiera ci tiene tantissimo che lo dica. Allora salutiamo tutti, un bacio a tutti e anche soprattutto a Sara, in bocca al lupo davvero, grazie ancora. Grazie. Ci fate entrare nella vostra vita, grazie. Grazie.